andare in giro per vasti territori cercando di esplorarli senza mezzi, quindi vivendo la cosa un po' da vagabondi o come animali cercatori, e anche correre sulle montagne o in mezzo alla natura, ecco, sono due cose che per me hanno proprio l'obiettivo di quel tempo, di quell'esperienza che si vive mentre passano queste esperienze. Sembrano cose diverse, camminare senza nessuna fretta proprio per vedere che cosa succede mentre si esplora un territorio, oppure correre attraverso le montagne, salire anche delle cime, traversarle, poi tornare indietro apparentemente in velocità, ecco, ma si tratta in realtà di due movimenti assolutamente naturali. Se guardiamo agli animali, e noi siamo degli animali, il nostro corpo è un corpo animale, vediamo che le andature degli animali sono le più svariate. Non è che quando il camoscio corre è competitivo e quando invece trotta o si ferma immobile su una cresta è contemplativo. Cioè sono dimensioni che attraversano tutti i gesti che noi possiamo compiere nella natura, che ci appartengono. Quindi anche la corsa per me, anche se io conosco la corsa competitiva perché da ragazzo ho praticato l'atletica leggera, però poi da quando la passione più grande è diventata la montagna, non avevo neanche 18 anni, ecco, non ho più gareggiato, ma ho continuato a correre per tutta la vita, il che non significa essere andato sempre piano, anzi ho fatto delle corse a volte straordinarie su grandi montagne, in luoghi sconosciuti, per giornate intere di seguito, ma ho anche rinunciato a portarmi l'orologio, esattamente come faccio quando faccio una lunga traversata. Il boom della corsa che c'è oggi in tutto il mondo, direi, apparentemente è legato comunque a competizione, record, queste sono le cose che fanno parlare di più. Allo stesso tempo però c'è una grande parte di potenziali corridori, di persone che magari non hanno mai provato e che sono respinte proprio da questo mondo competitivo e dei record, pensano che la corsa non faccia per loro perché non gli interessa competere. Ecco, quello che racconto io vedo che stupisce favorevolmente proprio quelli che avevano questo concetto negativo della corsa, perché scoprono che invece può essere, proprio grazie al tipo di movimento e a ciò che si prova mentre si corre in natura, sentendo il racconto, la dimensione di questa dilatazione del tempo, si rendono conto che invece c'è qualcosa di completamente diverso nella corsa. Dico, mi viene voglia anche a me di correre, non l'avevo mai pensato. Quindi forse è proprio il momento di raccontare le cose anche in questo modo.